Ciao a tutti amici della Family, attenzione perché oggi non abbiamo la Giorgia, ma abbiamo Roberto. Ciao, ciao a Anche tutti. loro hanno un canale YouTube, sei in roulotte, se volete andare a curiosare anche loro fanno tutti i video tecnici di roulotte e tutto quanto. E oggi facciamo la recensione del Camping Lido Lazise. Allora, innanzitutto abbiamo fatto un weekend, quindi 2 giorni e mezzo, 3 giorni, qui in questo campeggio che si trova a Lazise, provincia di Verona, sul lago di Garda. Allora, posizione strategica, nel senso che comunque abbiamo a destra il Moviland, a sinistra Gardaland e poi il centro di Lazise e quello di Peschiera a 2 passi. Quindi se avete la roulotte, avete i motorini o le biciclette, c'è anche la ciclabile, potete farvi un bellissimo giro sul lago. Allora, questo campeggio è un campeggio 4 stelle. È uno dei tanti campeggi del lago di Garda, perché qua È pieno. è pieno, c'è l'imbarazzo della scelta. E questo campeggio si trova, appunto, abbiamo detto qui a Lazise, ed è secondo noi un bel campeggio. Discreto, devo dire. Sì, un discreto campeggio, anche perché dobbiamo paragonarlo anche a tutti gli altri campeggi. È vero che abbiamo qua anche 5 stelle, Piani di Clodia, La Tanta Quercia, roba. perché il lago di Garda sappiamo che insomma ne ha Offre di tanto, campeggi, è come offre essere al tanto. mare qua. Ecco, iniziamo a parlare appunto del campeggio. Qua abbiamo anche Federico che è entrato nella recensione. Allora, innanzitutto il prezzo lo teniamo alla fine, Sì, così vi ok. diciamo quanto abbiamo speso noi come equipaggio e loro che sono un po' di più come equipaggio. Allora, noi siamo arrivati venerdì. Abbiamo fatto venerdì, sabato e domenica a mezzogiorno, quindi fra un po' ce ne andiamo. E non fanno il late checkout, quindi se fate luglio-agosto, non so per giugno o settembre, però qui non c'è late checkout, non c'è neanche una proposta di late checkout, quindi comunque a mezzogiorno ragazzi dovete Sì, sono molto ferri su andare. questo. Anche perché se no, cosa succede? Che bisogna pagare la notte intera, anche Ecco. per un'ora, anche per mezz'ora, ragazzi. Anche perché io ho chiesto il reception e mi hanno detto: guardate, se dovete fare ritardo ci avvisate, se è per 20 minuti la possiamo fare passare, tra virgolette, dicono che loro aggiornano il computer, ma passata quella soglia lì si paga la notte intera. Non c'è via Insomma, di fuga. non è che sia, quindi mi raccomando, pronti in partenza entro le 11:59 Alla sbarra, ragazzi. andare. Allora, il campeggio si presenta bene, nel senso c'è l'entrata, c'è il signore della reception che è un po' spiazzato. Sì, ho visto. Allora, questa è la piantina, questo è il coso, questo è il bagno, questo è... andate dentro reception, fate il check-in, e qua sono tutto un po' così. Vero. Però immagino che anche loro, insomma, tutto il giorno. Immagino, Ecco, sicuramente. e qua di italiani siamo solo noi. No, dai. No, dai, c'è qualcuno, c'è No, qualcuno. ce n'è qualcuno. Comunque sappiamo che sul lago tedeschi, olandesi, danesi, norvegesi, ci sono anche estoni, Irlandesi? irlandesi. Hai Irlandesi? trovato anche irlandesi? Sì, è tipo un inglese. Ah, inglese? Cioè, è inglese pure anche irlandese. Wow, Estonia è la Estonia, prima volta che mi sì, capita, ad Estonia, essere sì. sincero, sì. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Allora, c'è una strada unica dove dopo ci sono tutte le varie piazzole a destra e a sinistra e si arriva direttamente al lago. Vi danno questo, che è il braccialetto d'oro. Esatto, non perdetelo ragazzi perché sono 5 euro. Purtroppo mio figlio l'ha perso, dovrò andargli a dare 5 euro di Ecco, cauzione. 5 euro di cauzione. Ecco, Esatto. insomma, quindi anche perché questo qua vi dà accesso poi a tutte quelle che sono le Esatto, varie l'entrata al zone. lago piuttosto che uscire dal campeggio, dal tornello, sono tutti passaggi elettronici ragazzi, quindi senza Ecco, chip e siete chiusi in all'uscita mi campeggio. raccomando, riconsegnatelo perché cioè, bisogna riconsegnarlo, se lo perdete sono 5 Esatto. euro. Ecco, spiaggia carina, bellina, Sì, ci sta. piccolina, c'è anche un baretto, quindi comunque insomma se volete farvi un aperitivo, un caffettino Si può c'è. fare. E C'è da dirlo con la maglietta, con ragazzi. la Perché maglietta mi raccomando, altrimenti vi altrimenti mandano vanno via. via. Poi, bellissimo impianto piscine. Fantastico. Io lo chiamerei a questo punto proprio un parco acquatico, Parco acquatico, sì. perché ragazzi è fatto veramente bene. Ce n'è di ogni. Scivoli grandi così non ne ho mai visti, con i neon dentro, cioè per i ragazzi è stato fantastico. Scivoli dritti, Sì, scivoli ma storti, per i solo bambini. te piace solo. Sono tre, E poi Fede. ragazzi, due piscine riscaldate, Ah non è sì, poco, eh. quindi anche nelle mezze stagioni Esatto.
potete venire qua, perché comunque sono le piscine riscaldate, esatto. Quella fa è tanta tanto, roba, sì. Fa tanto, sì. Poi comunque tante sdraio, quindi quello è stata una cosa bella. Esatto. Perché arrivare lì di solito non trovi mai la sdraio, quelli che ci mettono l'asciugamano prima. E invece devo dire cosa che cosa molto comodo anche Erma, il fatto che la piscina, ragazzi, apre alle 10 e chiude alle 19. Non è come tanti campeggi dove hanno pausa, l'orario di chiusura, quindi voi magari arrivate la mattina, vi piazzate la vostra stuoia sopra, siete a posto, la vostra sdraio l'avete garantita fino a sera. Ma infatti, no, comunque parco piscina bello. Poi c'è anche un market, non so, io non sono andato, Giorgio sei andata? Sì, tu sono andato, devo dire che è abbastanza fornito. Sì. Prezzi, ragazzi, li sapete anche voi. Siamo a campeggio, quindi i prezzi sono comunque sempre un po' elevati. Poi c'è un bellissimo zona sport. Esatto. Tennis, visto che prato, bellissimo, basket, tennis, calcio. Biscoli, una pista molto particolare, ragazzi, per le mountain bike. Fantastica, fatta tipo quelle che vedete in America con tutti i saliscendi. Sì, veramente bella, sì. Bella, no, attrezzata bene per quello. Sì. Ecco, poi ci sono varie tipologie di piazzole, perché ci sono le piazzole standard, ci sono poi le piazzole quelle lungo lago. Esatto. E quindi lì avete l'imbarazzo della scelta. Piazzole discrete, devo dire, c'è l'erbetta. L'unica pecca è, ragazzi, ve la dovevamo dire, questa non c'è l'acqua. Bisogna andare. Non c'è l'acqua. La fontanella dell'acqua. Quindi, ragazzi, è così. Bisogna farsi quei 100-150 metri per andare al rubinetto e riempirvi le vostre taniche. Quindi, se venite qua, attrezzatevi con un carrellino o qualcosa. È un po' scomodo. È un po' scomodo. Questa qua, purtroppo, è una pecca, perché le piazzole sono generose, sono abbastanza in piano, però il discorso di non avere l'acqua in piazzola, soprattutto che io, ragazzi, uso l'impianto di Acqua Travel, che c'ha il filtro per sanificare, non ho potuto usarlo. Perché... Anzi, il signore qui presente è attrezzato bene, perché lui c'ha le varie pompette. La pompetta quella elettrica, se non avete visto il video andate a vedervelo, che vi lascio il link. E quindi è tanta roba, ma io ancora l'antica col mio innaffiatoio pian pianino mi sono riempito. Sì, comunque sì, questa è un po' una scocciatura, anche perché comunque l'acqua serve, quindi... Esatto. Vabbè, esatto. Una fontanella in più nelle strade potevano metterla, sì. Sì, infatti. Diciamo quello, sì. Ecco, vabbè, insomma, comunque dai, questa è una cosa. Poi magari non so le piazzole giù sul lago che magari... Ma allora, noi non abbiamo tastato il discorso di... Noi abbiamo preso una standard, magari quelli vicini. Beh, avranno magari la fontanella, l'accio acqua, sì. Una cosa molto carina qua, ragazzi, non so se ve l'abbiamo detto prima, quando arrivate, voi parcheggiate e andate a scegliervi voi la vostra piazzola. Questa è una cosa libera, che almeno vi lasciano libero arbitrio di poterla scegliere. Noi infatti, io sono arrivato giovedì, ho cercato di trovare una postazione dove c'erano due o tre piazzole libere, perché poi il giorno dopo arrivava il signore qui e quindi è una cosa carina, diciamo, il campeggio. Eccola. Ciao. Poi i bagni come li abbiamo trovati? Bagni puliti, direi, sì. No? Sì, passano tutti i giorni, anche due o tre volte al giorno. Tutti due o tre volte al giorno, quindi esatto. Insomma, devo dire sì, puliti per un 4 stelle, giusto? Ci insomma, sta. Sì, poi moderni, sono anche quelli per i bambini. Esatto. Sì, no, per quello, bagni top. E ecco, poi c'è l'animazione anche. Esatto. Discreta, nel senso che comunque non è invasiva. Ieri sera ha fatto un bellissimo spettacolo, c'erano i clown. Esatto. Hanno tirato dentro i bambini facendogli fare diversi tipi di attività per coinvolgerli, era fantastico. A tema circo. Esatto, a tema circo, fargli fare un po' di acrobazia, lanciare la pallina, si impegnano per poi la sera premiarli sul palco, quindi li tirano dentro bene, diciamo, premiarli, dargli la loro medaglia, per quello si danno da fare come animazione. Devo dire, dai, che ci sta, sono fatti bene. Adesso andiamo alle note dolenti o non dolenti, insomma. Allora, ragazzi, qua i prezzi sono abbastanza elevati. Allora, contiamo che siamo ai primi di luglio, ok, quindi non siamo in agosto. Esatto. Noi come equipaggio, allora, loro fanno il conteggio che non esistono bambini sopra i 7 anni, ok. Esatto. Quindi se avete un equipaggio con due bambini, tre bambini sopra i 7 anni, pagano adulto. Noi abbiamo speso per due notti, con partenza domenica poi a mezzogiorno, 174 euro. Non è poco, perché sono quasi 90 euro a notte. Essere una media stagione.
piazzola standard, senza quindi acqua. Senza acqua, quindi insomma il prezzo devo dire che è molto impegnativo. Sì. Mentre voi, che siete ancora di più... Noi salassate ragazzi, noi siamo arrivati giovedì, discorso... Allora, abbiamo fatto 3 notti, noi siamo 5 adulti e poi c'è la piccola che ne ha 7, quindi me l'hanno calcolata ridotta, per un totale di 320 euro, signori. 320 euro, che voglio dire, adesso, ok, non oso immaginare ad agosto. No, ad agosto, beh, ti presento reception con un rene sul vassoio, dico, prendetevelo, fate voi. Sì, no, effettivamente è caro, però penso che comunque tutti i campeggi che io penso che su questa linea che va proprio, noi siamo praticamente il paese Pacengo, no? Sotto l'Azise, ma andando su questa direzione che voi conoscete sicuramente, no? C'è la Quercia, c'è Spiaggia d'Oro, c'è il Piano di Clodia, Clodia. Noi parliamo Piano di Clodia, c'è, meno male la linea è quella, non si scappa qua sul Gardese, è così, è così. Vabbè, comunque insomma dai, noi abbiamo fatto un bellissimo weekend, ci siamo divertiti. Bene, intanto abbiamo fatto una pausetta perché sono venuti a trovarci altri amici. Esatto, che non guasta mai. Che non guasta mai. Bene ragazzi, allora dal Camp Lido Lazise è tutto, direi campeggio promosso. Sì, direi di tutto. Guardate qua, recensione allargata, guardate che bella compagnia. Bene, vi salutiamo, mi raccomando, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanellina. Ciao a tutti dal Lido di Lazise, ciao.